Climax Zone. Esatto, esatto. Primo appuntamento della Climax Zone, quindi come anticipato si parte appunto con questa cosa nuova e si parte con dei pellet, quindi parleremo un attimo di pellet, ma nello specifico di un pellet in particolare che ci ha colpito molto, non l'avete mai visto, mai provato, perché ovviamente è una cosa che non troverete in commercio. Fino a capita. Quindi abbiamo una piccola esclusiva. Quindi abbiamo la possibilità di mostrarvi tramite la Zone questo tipo di pellet molto particolare. Per ulteriori info, ragazzi, scriveteci privato come su Instagram, Facebook, come al solito, quindi solite cose. Detto questo, ragazzi, allora, acquarietto, solito, perché ovviamente vi facciamo vedere come lavora questo pellet. Sì, io ho preparato. Allora, adesso abbiamo appena tolto perché l'acqua è stata messa fredda. Abbiamo messa fuori il terrazzo, l'abbiamo rimessa dentro e abbiamo messo dei ghiacci. Ora ti chiedo gentilmente di darmi gli altri ghiacci perché stiamo continuando a ghiacciarla perché cazzo è fredda. Perché? Ecco, per chi non ci crede, vedete che c'è il nevischio del congelatore. Perché ragazzi, una prova da fare ovviamente è quella dei ghiacci, perché ragazzi l'acqua deve essere ghiacciata. Perché deve essere ghiacciata? Perché vogliamo mostrarvi l'efficacia di questo pellet anche in periodi freddi. Come quindi, adesso. Esatto, quindi che siete in un lago, che siete in un fiume, in una cava, eccetera, l'acqua ovviamente in questo periodo è fredda, per non dire ghiacciata. Ora vi faremo vedere, cioè vedete che ha anche appannato il vetro, come lavora questo pellet, perché è la cosa che ci ha un po' colpito è questa. Allora, vi dico già che se vi ricordate Discharge, o per chi l'ha provata, ce l'ha, eccetera. E tanti l'hanno provata, Gri. Esatto, Discharge ha quell'effetto fumo, giusto? Sì. Allora, questa linea di pellet qui segue un po' l'altra linea, quella che ci vedete usare, che ci avete già visto usare parecchie volte, che ora state vedendo nelle immagini, quindi sono praticamente uguali, con una piccola differenza, che il pellet da grande, esatto, il pellet che vedete di colore giallo praticamente è un pellet che, come avete visto, si scioglie, fa tappeto sotto e di conseguenza fa una bella zona pastura, la nuvolona, esatto, ed è pastone, è ottimo per un innesco pop-up, quindi avete visto come si presenta già nei video. Invece l'altro pellet ha la caratteristica di fare l'effetto nuvola. Quindi la cosa bella e interessante è che una volta che si scioglie il sacchettino fa questo effetto nuvola. Ora ve lo andremo a mostrare, andremo a far vedere appunto questo effetto e come lavora. Ricordo ragazzi che l'acqua è ghiacciata, ok? È veramente fredda e ovviamente speriamo che i sacchettini PVA si sciogliano in tempi rapidi. Sì, la cosa che ci dispiace è non essere riusciti a reperire un termometrino per far vedere, ma vi garantiamo che l'acqua è fredda. Bene, io direi di fare una dimostrazione, quindi andiamo a fare il sacchettino e vi faccio appunto vedere. Bene ragazzi, allora facciamo la prova in acqua e ovviamente simulerò un rigo con lo sacchettino. Con l'occasione vi faccio vedere appunto un rig fatto con minuteria Quiet Tackle, che è una marca di minuterie che stiamo provando. In questo caso il rig è un spinner rig. Bait screw, e ovviamente andiamo a innescarci la nostra famosa isca, la nostra mitica prugna pop-up. Quindi andiamo a fare questa prova perché voglio far vedere appunto l'effetto di questo pellet, che è una cosa micidiale. Quiet fa anche i sacchettini, quindi per chi di voi fosse interessato, fa anche i sacchettini PVA. Abbiamo preso dei sacchettini, in questo caso piccoli, perché ovviamente lo spazio è quello che è, quindi fare un sacchettone non sarebbe stata una cosa, diciamo. Allora ragazzi, vado a fare il sacchettino, quindi prendo solito, lo giro, aia, pungono gli ami. Buono. Parecchio anche, esatto. Buono. E adesso andiamo a mettere il pellet. Allora ragazzi, pellet. E questa è la novità, Green? È questo. Quindi questo, ragazzi, è il pellet che appunto vi voglio far vedere. Come vedete è un pellet simile a quelli che vi abbiamo già fatto vedere. Verdi. È questi. Molto secco, ok? Ovviamente ci sono vari gusti. Ora, ha ragazzi, qualche caratteristica in particolare, Cri, che tu sappia? Ha questa caratteristica che appunto fa questo
questo effetto nuvola in acqua e poi ovviamente si deposita come gli altri pellet. Quindi la cosa bella è che oltre a fare l'effetto fumo, quindi l'effetto nebbia, poi una volta svanito l'effetto, la cosa bella è che lascia la macchia sotto, quindi vi resta la zona, diciamo, in pastura, e che la cosa è molto utile. Quindi non è un pellet che poi va a, diciamo, consumarsi, eccetera. Vi resta tutto quanto il vostro bel fondo di pastura sotto il vostro rig. Questo è aromatizzato, Cree? Questo, sono sincero, non lo ricordo che aroma. Credo sia pesce, adesso non lo ricordo. Mi sembra. Non mi ricordo. Va bene, ragazzi, eccolo qui, sacchettino. Vediamo se si vede un attimo perché è appannato dal freddo. Allora, adesso tolgo un attimo gli acidi, mamma è fredda. Porca miseria, si è fredda. Allora, tutto in diretta, ragazzi, tutto in diretta. Green qui è un po' appannato, adesso non so se poi si vedrà. Vediamo. Allora, non so quanti gradi sia quest'acqua, ma... No, adesso si vede sì. Pochi. Io posizionerei la videocamera anche qua, Cree, in modo da avere la mano ferma. Bene, ragazzi, vado a buttare il sacchettino. Aspetta, Cree, che mi posiziono. Ok, siamo più o meno centrale lì, vai. Bene, 3, 2, 1. Ople. Adesso vediamo come lavora questo pellet. Allora, vediamo che il rig adesso si è posizionato, ma Cree, cosa sta succedendo? C'è una nuvolona pazzesca, mi devo indietreggiare. C'è perché... un vulcano! Allora, il rig da questa parte lo si vede, adesso ovviamente è messo male, ma si è messo in posizione strategica. Ma guardate il pellet, porca miseria, Cree. Cavolo! Guarda che vulcano! Porca miseria! È la prima volta che lo proviamo anche noi, ragazzi, è acqua gelida! Pensate con l'acqua calda cosa può fare questo pellet! Mamma mia! Guarda che roba! E guardate sul fondo, inizia a farsi quella macchia di alone. Purtroppo la videocamera non rende giustizia, ma pazzesco! Mi appoggio un attimo. Beh, praticamente c'è un nebbiolone. Sì, il bello è che continua a far fumo. Mi sposto un attimo, vado da un'altra angolazione. Vi ricordo, ragazzi, che l'acqua è gelida. Cree, scusa, se mi togli il pellet mi sposto un secondo. Forse da qua riesco a vedere qualcosa di meglio. No, vedo che... Beh, ragazzi, dovete tener conto che qui stiamo parlando di un acquario. Sì, non c'è un minimo di corrente, esatto. Perché comunque anche in un lago movimento d'acqua sotto ce n'è. Pensate se passa un branco di carpe. E comunque la colonna si vede ancora, Cree. La colonna si vede ancora. Simuliamo una coda di una carpa? Simuliamo la coda di una carpa. Prendiamo il ghiaccio. La coda blu. Vediamo se riesco a spostare un po' di... Purtroppo adesso... Ecco, adesso non riusciamo più a vedere il rig, questo per farvi capire questo pellet come lavora. Si è creata una nuvola di cibo praticamente. Esatto. Basta, non si riesce più a intravedere, Cree. Spettacolare, l'acqua è diventata per donnola, diciamo. E adesso ve li mostriamo assieme. Ovviamente sono due pellet diversi, ragazzi, non sono due pellet che questo è migliore e questo no. Sono due pellet da usare in situazioni diverse. Questo qui, per chi lo preferisce, fa appunto l'effetto che avete visto, mentre questo qui vi lascia la zona pastura sotto, anche questo lo fa. La differenza è che questo, nel momento in cui andate a muoverlo, si
si dissolve. Ora ve li faccio vedere assieme. L'acqua è sempre fredda. Dai una pulita un attimo davanti, Cri, con lo straccio. Ok. Vabbè, si nota subito. Guarda, se vieni da qua sopra, Max, si vede la differenza d'azione. Spero che non mi cada la telecamera in mano. Allora, entrambi i pellet, vi possiamo dire, perché magari dal video non riesce a rendere giustizia, entrambi i pellet si stanno comunque sciogliendo. Vedete infatti anche quello giallo. Si sta già sciogliendo, quindi sta già creando l'effetto pastura, cosa che sta facendo anche quello verde, con la differenza che appunto sta rilasciando cibo. Sì, è un bel alone anche. Esatto. Quindi io direi che per i laghi sono dei pellet azzeccati, perché sì, noi prevalentemente li usiamo spesso nei laghi questi pellet. E... sì, ma come hai detto prima, anche in fiume, comunque con corrente, esatto, medio bassa, li usiamo spesso e volentieri, anche perché provate a pensare dippati con un go, con un glug. Esatto. Allora, qua purtroppo si è un po' pannato, scusa Cri, grazie. Ok, e qua adesso qui si è creata proprio una chiazza sotto, e qua scioglimento lento questo. Allora no, si scioglie già subito questo pellet qui. Sì, infatti si sta sgretolando. Ok, la cosa bella infatti è proprio questa, che nonostante l'acqua abbia una temperatura molto fredda, quindi rispecchia molto anche la situazione nel periodo in cui siamo, sono dei pellet che entrano praticamente in azione subito. Quindi una volta che voi buttate il pellet in acqua, sapete che vi sta già automaticamente, dopo qualche secondo, sta già cominciando a lavorare, a sciogliersi e a creare quell'effetto di zona pastura, diciamo, sottostante. E sinceramente per gli inneschi affondanti ovviamente sì, però noi li prediligiamo a maggior ragione con i neschi pop-up non molto distanti dal fondo, però con questi pellet noi personalmente, ragazzi, abbiamo fatto delle belle catture utilizzandoli, vuoi per il pellet, vuoi per la bolis, vuoi per tutto, però ragazzi sono dei pellet veramente validi. Quindi li potete vedere, perché appunto mi mandi avanti i bicchierini che facciamo vedere anche la differenza un attimo di colori, giusto per... allora vi facciamo vedere un attimo, ragazzi. Qui ci sono i pellet, come vedete sono molto similari, al tatto sono molto secchi, perché in teoria questi pellet non contengono acqua. Ecco, era quello che volevo farti dire prima, ma non volevo esprimermi io, perché non contengono acqua, quindi appena toccano l'acqua si sciolgono e sono veramente formidabili, ma li state vedendo qui. Poi ragazzi, quello adesso mi gelo la mano, però vabbè. Quello verde sta facendo il suo lavoro, che è appunto quello dell'effetto nuvola. Sta ancora, magari non lo so se riuscite a vederlo, ma sta... sì, in lontananza si vede ancora la colonna sta dietro. Sta ancora... forse in videocamera si vede anche... adesso perché... io vorrei che inquadrassi un attimo qui, ok? Questo è il pellet che, come vedete, forse dall'alto Max riesce a rendere meglio l'idea. Vedete che si sta già coagulando, sì, diciamo, si sta già... adesso se io vado ovviamente a muoverlo, mamma mia, guarda che roba. Ok, vedete cosa succede? Sì, ho fatto uno zoom per niente perché non me l'aspettavo. Bello. Che dici, Cri? Ovviamente questo è un acquario e dovrete sempre pesare bene la cosa, però giusto per mostrarvi, ragazzi, che nella Climax Zone si mostrano queste novità. Bene, io spero che abbiamo reso l'idea di questi pellet. Ci ha incuriosito molto questo nuovo pellet, che ripeto lo potete trovare a Carpitoli, e se volete avere qualche info più specifica scriveteci appunto nei nostri social, come già sapete. Bene ragazzi, e vi ricordo che stiamo parlando con acqua fredda, quindi ci tengo a specificarlo perché è una cosa molto molto importante. Bene, allora ragazzi, siamo giunti alla fine del primo video della Climax Zone. Innanzitutto speriamo che vi sia piaciuto, ma più che piacere, questo era una prima novità
che avremo a disposizione Team Climax nel 2020 e ovviamente potrete avere anche voi. Per info, come ha detto Cristian, scriveteci in privato. E Cri, vuoi aggiungere qualcos'altro? Non vorrei essere troppo ripetitivo perché abbiamo detto tutto prima. Sì, il video l'avete visto, volevamo mostrarvi l'efficacia di questi pellet, ma in particolare di quel pellet molto sì, bello, che sembrerebbe lavorare veramente bene anche sì, con temperature molto basse in tutte le acque a questo punto. Questa è stata una cosa appunto voluta per mostrare appunto queste novità. Ovviamente questa è la prima puntata della Zone, ne serviranno altre, quindi ora vi faremo vedere un anticipo di quello che sarà la prossima puntata. Ora vi tiro fuori veramente poca roba rispetto a quello che vedrete nel prossimo video. Esatto, parleremo di cassettine portaminuterie. Ovviamente non andremo a prendere tutte quelle che ci sono sul mercato, ma abbiamo scelto tre marchi sostanzialmente. Sì, queste sono per mostrarvi più che altro Nash, Prologic e Corda, ma esatto, abbiamo preso per fare questi video parecchie altre cose, quindi è solo un anticiparvi che nel prossimo video si parlerà appunto di questo. Quindi ragazzi, noi non ci resta che darvi appuntamento al prossimo video, sì, e di continuare a sostenere, se qualora vi dovesse piacere, la Climax Zone, per farci capire che appunto la cosa vi piace. E come al solito i nostri contatti, ragazzi, sapete già quali sono. Per qualsiasi tipo di informazione scriveteci pure nei nostri social. Esatto. Se volete avere qualche info di quello che vi abbiamo mostrato in questo video, basta che ci scrivate appunto non nei commenti, magari nel privato, su Instagram, social, e Facebook e mail. Esatto. Bene. Vi diamo appuntamento al prossimo video. È tutto. E un saluto. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao.